è una cosa che sogno da dire da anni. Segua quella macchina. Guarda, guarda questo bestia, guarda, che ci supera. Ma che cazzo ridi? Il video neanche iniziato e già ridi. Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Sono Jolly Joker in compagnia di Cocco e sti cazzi. Per oggi Cocco farà da autista. Ragazzi, siamo qui per giocare, no, come in realtà coglioni. Faccio da autista perché? Sinceramente non ce ne fotte un cazzo del perché, Cocco. Ragazzi, siamo qui per Pokémon Go. Guardate che bello. Allora ragazzi, io volevo dirvi due cose importantissime, assolutamente. La prima è che vi rendete conto che siamo a caccia di Pokémon invece di a caccia di fighe? Cazzo, non ci avevo pensato. Su questo siamo tutti d'accordo? Sì. Possiamo iniziare. Ragazzi, la seconda cosa importante, noi siamo in macchina. Io non sto guidando e sono io adesso che caccio i Pokémon. Cocco sta guidando e lui in totale sicurezza cercherà di fermarsi quando io cercherò di prendere un Pokémon. Ragazzi, cintura allacciata. Però ragazzi, mi raccomando, non fate cagate in macchina, sì, non giocare a Pokémon Go mentre state guidando. Se sta guidando qualcun altro, va bene. Detto questo, la seconda cosa importante ve la dico più tardi. È una cosa che sogno da dire da anni. Segua quella macchina! Ah, la cosa importante è che camminiamo a 10, ragazzi. Ah, ragazzi, un'altra cosa, noi camminiamo a massimo 15 km orari. Aspetta, prima uno dice 10, poi uno dice 15, ma mettetevi d'accordo. Guarda questo bestia, guarda, che ci supera. In vicinanza abbiamo due, se non so se riuscite a vederli, abbiamo due Zubat e un Pidgey, che sono Pokémon di merda. Ho preso Abra poco fa, ragazzi, guardate che figo e che bello Abra. Bellissimo. Oh mio Dio! Ragazzi, ma perché siamo in macchina? Cioè, non potete girare per strada come tutte le persone normali a piedi? No! Cazzo, non ho mai sentito un no così tassativo. Qui noi abbiamo l'aria condizionata. Se sentite un è l'aria condizionata. Non la possiamo spegnere per motivi di salute. Magari qualche passo, due, tre o anche quattro passi li potrei anche fare a piedi, ma non casa di più. Sua... A casa di nessuno. Da casa mia alla macchina, proprio questo è il tragitto da pedone che io faccio. Sto cazzo di gioco è un succa batteria che non ho mai visto. Cioè, usa GPS, giroscopio e internet. Il gioco si è bloccato. Guardate, qua c'è un Golbat nella palestra. Non so se riuscite a vederlo. Un Weezing, non si vede un cazzo. Vabbè, io fiducioso che lo vediate. È un Arcanine di livello 1486. Per questo non possiamo ancora. La cosa ancora... è bella, lo sapete qual è la cosa bella? Che tipo ci sono le persone che ci guardano e dico, ma cosa cazzo stanno facendo? Cioè, quello prende il telefono, lo mette vicino alla fotomagra e poi fa Vabbè ragazzi, io ho trovato un Rhino. Questo lo vedete, lo sto vedendo anche io che lo state vedendo. Un Rhino di livello 50. Peccato poco, però mi ha dato 19 caramelle. Fermo. Mi scusi, andate a caccia di Pokémon. Non lo so. No? Ok, va bene, ciao. Allora ragazzi, nessuno va a caccia di Pokémon a quanto pare dai 60 anni in su. Noi siamo giovani, nel pieno delle forze e delle facoltà intellettive, anche se in questo momento non si direbbe. Oh, fermi tutti ragazzi! Accosta Ciccio! Nel modo più ovviamente sicuro possibile. Sì, ma proprio sicurissimo. Ma proprio, effettivamente. Ragazzi, un Caterpie fantastico, dov'è il mio dito? Cioè, per sto Pokémon di merda hai fatto tutto sto casino? Adesso vediamo se mi riesce il tiro ad effetto così. Oh, un mostro ragazzi, un mostro. Si è bloccato di nuovo il telefono. Inaudito. Scioccante. Ragazzi, dopo che si è bloccato il telefono, porca di quella troia maiala zoccola. Non dire parolacce, lo chiamo la polizia. Mi ha dato il Caterpillar a livello 43. Che cazzata. Ragazzi, un Akant. L'ha detto. Un Ekans. No, aspetta, ma che cazzo stai dicendo? Ciccio, fermati, sempre nel modo più sicuro possibile. Certo, proprio dove ci sono le vespe. Ragazzi, vediamo la mia teoria. Se lo acchiappo con il giro qua, non me lo prende, però se lo acchiappo così, che bastardo figlio di troia, fatelo così, non dovrebbe bloccarsi adesso. Allora ragazzi, vi è capitato anche voi, se che fate il tiro ad effetto vi non si blocca prendi, il telefono? No, l'ho preso, non ci credo. Se fate il tiro ad effetto vi si blocca il telefono, adesso invece non mi si è bloccato, va bene. Ragazzi, siamo in prossimità di un Pokémon rarissimo, quello con la coda Vulpix. Lo dobbiamo acchiappare assolutamente questo. Ma quello raro, quello che... Dovrebbe essere un Pokémon raro, c'ha tipo... è tutto come una volpe con la coda arancione. Ma quello arancione. Raro quello? Dobbiamo ma sto prendere. Bastardo, ce lo dovete capire che sto bastardo ha trovato Pikachu, regà. Pikachu! Pikachu!
Allora ragazzi, in realtà Pikachu l'ho preso con un trucchetto, quello dall'inizio quando scarti i Pokémon. Oh, ho preso! Ciccio, fermati! Dove cazzo mi fermo qua? Sono stufo di dirlo nel modo più sicuro possibile. Nel parcheggio! Fermati, lo devo prendere assolutamente! Ragazzi, eccolo qua, Vulpix livello 75. Vorrei fare il tiro ad effetto. Vabbè, io faccio il tiro ad effetto a fanculo. Però non è facile giocare con una telecamera davanti. L'ho preso. Ora si blocca il telefono. No, non si è bloccato, ragazzi. Ma non lo prendi. E c'era il cerchietto giallo, forse esce. No, l'ho preso. Fantastico. Mi ha sfondato un orecchio, raga. Sì. Oddio, una fossa. Abbiamo preso in pieno. Si è sfondata la macchina, ragazzi. È un Pokémon che ci ha usato l'attacco fossa. Ragazzi, io non riesco a trovare. Cioè, ne trovo Pokémon, ragazzi. Però Eevee non lo riesco a trovare. Dovremmo trovarlo da qualche parte, sto stronzo qua. Ciccio, stai andando un po' troppo. Con una velocità troppo sostenuta. A 20, ragazzi, a 20. Sono a 20. Ma stai superando 20, il limite di velocità. 20. Sempre troppo per Pokémon Go. Se no, non riusciamo a fotterla l'applicazione. Sì, ma si fotte la benzina, te la guarda. Noi andiamo a caccia di Pokémon. Mi scusi? Scusa? Stiamo andando a caccia di Snorlax. Non mi ha cagato. Se volete un video prank dei Pokémon, ragazzi, lasciate una cosa come 50 like. Se volete un video prank dove noi andiamo a prendere per il culo le persone, lasciate 3000 like. Oh mio Dio! Ah, ragazzi, a 10.000 like facciamo il prank alla polizia. No! La rischio, per 10.000 like la rischio la cosa. No, per 10.000 like la cosa la rischio. No, poi lo sappiamo come va a finire. La gente mette like apposta, condivide i video a tutti. E sappiamo come mettete finire, 10.000 like, ragazzi, vi sfido a mettere 10.000 like. Ragazzi, un altro Abra fantastico. Qua non ci possiamo fermare. No, col cazzo ti fermi ovunque qua. Se prendo Abra sono minchia, non mi interessa, non mi interessa tanto. Dal video non si vede dove siamo. Nessuno può dire niente. Dovrebbe essere nelle vicinanze dove ci sono le pecore là sotto. Esatto, ragazzi, Abra che abbrava le pecore. Brava le pecore. Che poi diventa Cadabra e poi Abracadabra. Oh, un Alfa Romeo, come lo trovi? Sei là indietro? Che quello è un cesso, anche quella che guida. Oddio, che brutta, ragazzi, non ho mai visto una cosa orribile così in tutta la mia vita. Dai, è carina. Ma che cazzo hai visto tu? Ehi, ragazzi, fermi tutti. Tranquillo, non ci muoviamo. Ci sono due Pokémon qua. Innanzitutto prendiamo questo qua. Non si vede un cazzo. Non dire parolacce, lo chiamo la polizia. Se lo prendo, l'ha catturato. Adesso ce n'è un altro perché erano insieme proprio questi due coglioni qua. Dai, che non si vede un tubo. Lo so, ma fammi vedere il cellulare dove devo cliccare però, no? Eccolo qua. Vai di nuovo l'altro. Una scimmia. Mettiti all'ombra. Forse si vede meglio. Sì, si vede meglio, ok. Giriamo con effetto così. Boom. Bastardo! È un pezzo di merda tu! L'ho preso! No! Ma sto cornuto! L'ho preso adesso! È strano che non si blocca più. Che è sto coso? Quello che sbuca dal cesso? Oh, benissimo, l'ho preso da sottoterra proprio. Non si è bloccato. Ma questa cosa mi sorprende troppo. Chissà, forse si blocca l'account e si distrugge il telefono. Boom! Ha preso. Non so se è riuscito a vedere, raga, ma... Credo sia Digli. Ragazzi, incredibile. Un altro Mankey. Bastardo, non mancato. Ragazzi, stiamo facendo delle catture impressionanti. Cioè, vi rendete conto per arrivare al cimitero ci stiamo impiegando 20 minuti, ragazzi? Ma, ragazzi, un'altra cosa per il cimitero. Allora, ho sentito le notizie su Pokémon Go. A parte che il fatto che in questo periodo si sente di tutto su sto gioco qua, ragazzi. Dici davvero? Però rendetevi conto che in America, mi sembra, hanno chiuso i cimiteri e hanno messo vietato giocare a Pokémon Go nei cimiteri. Questa cosa l'ho sentita pure io. Io credo che questa sia una grandissima cazzata. A parte che la Nintendo proprio se ne sbatterà la minchia di chiudere i Pokémon, di non far rientrare al cimitero. Tra l'altro ho preso un altro Zubat qua. Cazzo, ragazzi, l'ho preso con una sola mano. Fantastico. E non sei neanche bloccato. Cioè, proprio sono un maestro di Pokémon ormai. Ash Ketchum me la suga. Guarda, livello 87 sto Zubat. Pazzesco. Quanto? 87 e 25 caramelle. Guardate questi due coglioni come sono contenti. Solo per aver preso un Pokémon di livello 87 e 25 caramelle. Oh, c'è il mio ex professore di cucina. Di cucina?
cucina. Di cucina te lo giuro. Ha fatto un bel lavoro. Sta cazzata qua, la Nintendo proprio se ne sbatterà la minchia di chiudere queste cose e di metterle e di non mettere i Pokémon al cimitero. Io credo che sia una minchiata. Cioè, andare al cimitero a prendere i Pokémon, cioè, che disturbo puoi arrecare a un morto? Non svegli. Cioè, a parte il discorso del rispetto di questo, di quello, ma che cavolo, il morto è morto, non è che si sveglia e si può lamentare, sono i vivi quelli che danno diventa i problemi. Zombie. Scusa, sto cercando un Pokémon. Ah, un cane? Sì. Adesso i Pokémon sono cani. Adesso i Pokémon sono cani. Ma guarda che i Pokémon sono anche cani, che cazzo ridi? Io non credo che ci sia tutto sto discorso, tutta sta cosa del rispetto per i morti. Al limite il morto è morto, ragazzi, non vede, non sente più niente. Al limite gli farà piacere vedere qualcuno che si diverte, che lui non può più farlo. Lasciate perdere il discorso, ragazzi, che i Pokémon qua è irrispettoso andare nei luoghi sacri, nei cosi. Ma poi è irrispettoso di che? I punti di interesse sono le chiese, dove cazzo dovremmo andare? Siamo in luoghi dove non siamo mai stati. E Pokémon ci ha fatto uscire di casa per andare a prendere. Ma è incredibile, raga. Cioè, in realtà Pokémon si dovrebbe giocare a piedi, però noi, dato che siamo. Noi abbiamo una marcia in più. In questo momento ne abbiamo 5. Però. Non ci hai capito niente. Bene ragazzi, questa è stata la mia esperienza in macchina con Cocco a catturare i Pokémon. È stata una bella esperienza, devo dire, mi è piaciuta molto. Abbiamo trovato molti molti Pokémon. Vi ricordo che qua sotto in descrizione trovate il link al suo canale, dove ci sarò io che farò il suo autista e lui cercherà di prendere i Pokémon. Non vi nascondo però che ne ho presi più di lui. Ma ovvio, io sono Jolly Joker. Cocco invece un cazzo. Bene ragazzi, vi invito subito a mettere un bel like, a iscrivervi al canale, perché ci ho messo davvero tanto lavoro. Tanto lavoro di editing, tanto lavoro di organizzazione per andare a prendere i Pokémon con la macchina. E ora passiamo ai saluti. Saluto Jacopo Gentilini, Wild Earth YouTube, Best Gamer Trololo, Beniamino Lopresti, Simone Leonetti, Giovanni Polesello e di nuovo Wild Earth YouTube, ma solo perché ha detto che sono il suo idolo e perché è una figa. Comunque, qui è tutto. Noi ci vediamo alla prossima puntata su Pokémon Go, su Clash Royale, su Insegret e su tutti gli altri meravigliosi video che pubblicherò. Bella, ragazzi.